Salve a tutti ragazzi, sono CiccioBai11. Oggi ragazzi sono qua, tornati in un nuovo video su Clash of Clans. Ragazzi, finalmente ho la caserma a livello 6 e mi pare l'altra ce l'ho a livello 5, che la devo potenziare, ma forse non c'è bisogno, perché sì, c'è bisogno, però non ho elisir, ne ho 16.000, ma servono 80.000 di elisir per portarla a livello 6. Io non ho più elisir ovviamente ragazzi, perché ho speso 80.000 elisir, e ora per portarla a livello 7 e sbloccare lo stregone, che è veramente una delle mie carte preferite su Clash of Clans, anche su Clash Royale, servono 240.000 elisir. Quindi ragazzi, proviamo questa mongolfiera e facciamo online, oro dei sciocchi. Facciamo online, dai. Una partita online e poi oro degli sciocchi. Non spreco tutte le mongolfiere. Aspettate. Non ha archi, quindi. Ok, qua buttiamo due mongolfiere. Ok. Il fatto è che. Peccato. Non abbiamo fatto nessun danno. Vai. Grande, vabbè, ormai consumiamole tutte, già che ci siamo. Cioè, non sono lente, raga. Sono anche forti. Vabbè, anche su Clash Royale, mamma mia, raga, su Clash Royale è fortissimo. Hanno fatto anche l'aggiornamento che quando cade la bomba non lascia più. Cioè, fa 100 danni in più, non fa più 100 danni, 100 di danni, 100, 200 di danni in più. Ok. Incredibile. Invece quando colpisce la mongolfiera fa qualche 700 di danno. E raga, pazzesco. Ok. Ok, queste mongolfiere stanno spaccando tutte cose. Però sono ad attaccare, sono veramente lente. Su Clash Royale, ragazzi, sono più veloci. Eh sì. Vai, perfetto. Quel municipio l'abbiamo fatto. Allora, questo è un cinese anche. Voglio che raccogliamo elisir perché non ne ho più. Cioè ne ho 22.000 poco. Dai, dai. Abbiamo distrutto tutto con le mongolfiere, che sono mongoloidi, però ci sta. Mongolo. C'è qualcosa qua sotto, non mi dire. Ok. Benissimo. C'è l'albero di Natale, vabbè, scialla. E basta. Ecco qua. Ok, abbiamo distrutto tutto, proprio tutto. Vai. Qua ci raccogliamo elisir. Ok. Distruggi 100 muri in battaglia multigiocatore. 100 di esperienze e 10 gemme. Io mi riprendo queste esperienze e gemme. E ragazzi, con queste 10 gemme voglio fare qualcosa. Aspettate. Vorrei donare. Voglio donare batteria scarica, grazie mille. Allora, voglio donare arcieri, goblin. Perfetto, ti dono queste cose. Cogliamo elisir. Allora. Comunque, ragazzi, le carte che vorrei, che a me piacciono su Clash of Clans. Lo stregone, raga. Mi piace un sacco anche su Clash Royale. Poi Minador, ovviamente, la mia carta preferita su Clash Royale, anche su Clash of Clans. Ah, anzi, su Clash of Clans mi piace di più il Re Barbaro. Anche la strega qua che è bella forte. Anche se i punti ferita non sono un granché. Qua c'è il P.E.K.K.A, la curatrice, che raga che
È pazzesca. Dov'è la curatrice? Eccola qua. Cura 35, punti vita 500. Non è male come carta, non è male, molto utile. La Valchiria. Che cos'è? Ah, ecco. Beh, è forte con la Valchiria anche. Poi c'è sto drago che è molto più forte del cucciolo di drago. Ha molta più vita e più danni e costo di addestramento di più il cucciolo e tempo di addestramento di meno il cucciolo di drago. Va bene raga, spero che questo video vi sia piaciuto. Se fosse così, raggiungiamo i 5 mi piace. Mi piace, mi piace. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella, adios.